da 162 anni. Era il 24 dicembre del 1860 quando Don Giovanni Filosa, allora parroco di Trivio, e si trovava in chiesa con i parrocchiani che infreddoliti non sapevano come fare a riscaldarsi, avevano acceso tante candele all'interno della chiesa, quando lui ebbe un'idea, disse ai suoi parrocchiani di andare a raccogliere della legna per accendere un fuoco fuori il sagrato. E così diciamo è nata la tradizione, perché poi si è tramandata da generazione a generazione, e l'ultima testimonianza ce l'abbiamo in un'intervista che avete fatto voi qualche anno fa a Vito Filosa, c'ha 102 anni, adesso sta a casa immobilitato a letto perché non sta tanto bene, quindi così è nata la tradizione. Allora, la tradizione nostra è diciamo, l'accensione del ceppo è la nascita di una nuova vita, perché sappiamo che il fuoco fin dai tempi dei romani, che era un segno pagano, con l'avvento del cristianesimo è diventato un segno cristiano, e quindi per noi è lo stare insieme, lo stare intorno come a casa, si metteva da parte il ceppo più grande per accenderlo al camino e si stava là insieme la vigilia di Natale, si faceva il cenone, così facciamo qui, è un segno di fratellanza, di stare bene insieme, scambiarci gli auguri, quando la gente passa si ci incontra per fare quattro chiacchiere. Tutto così è nato e così è ancora adesso, è una cosa magica. Richiamo, come si dice, alle origini, richiamo della foresta, e ritornare indietro significa rinsaldare il proprio luogo, le radici nel proprio luogo, e far sì che questo che ci è stato consegnato possa essere riconsegnato come segno, come simbolo. E allora questo simbolo che cos'è? Un fuoco che si accende, che dà calore, una luce che viene consegnata, perché nel calore è indicata la famiglia, nella luce è indicata la fede nel Signore, perché si accende la notte di Natale, la fede nel Signore, perché attraverso la fede nel Signore la famiglia ha il suo calore più forte. Cosa si sente di dire in occasione del Natale? Ma io ho già parlato a lungo dei fedeli, io ho augurato loro che sia un momento di felicità, un momento di rinsaldamento dei vincoli familiari e nello stesso tempo rinsaldamento dei vincoli del paese, perché ci sono tante forze, diciamo, nell'era in cui si scappa e si perdono le radici, si perde il legame. Sì, abbiamo intanto come amministrazione voluto riconoscere questa tradizione con un atto amministrativo e abbiamo anche poi affisso una tabella all'entrata della frazione di Trivio. È una tradizione che ogni anno è sentita dalla popolazione non solo di Trivio ma di tutti i cittadini delle frazioni, quindi basta vedere questa piazza stasera che è piena di persone che sentono questa accensione, quindi io faccio gli auguri di Buon Natale a tutti e che sia un periodo di serenità nonostante tutte le difficoltà che viviamo ogni giorno.